direzione a cui Edoardo guidava a livello scenotecnico. Dopodiché, nell'azione, nel dramma, levava il ricordo dell'uomo per diventare spettatore, per diventare spettato, per essere rapito completamente dall'azione drammatica e essere come appunto una spugna per rimpolare le scene. Sbaglio, Giulio? E allora il rapporto con la tradizione e il contemporaneo si sta a risolvere mediamente, come dire, in un linguaggio che sta appunto a permettere allo spettatore attuale, allo spettatore moderno, quell'ascolto che magari codici e tecniche teatrali di allora non lo stavano a permettere, piuttosto perché lo spettatore di oggi è appunto abituato ad un bombardamento mediatico tale che non crea più, per cui non ha più l'attenzione invece a una minuzia che era tipica appunto del teatro di Guardo. Tutto questo capacità che ha avuto Luca è stata quella di liberare i testi, di darli volentieri anche a chi presupponeva la possibilità di quella che chiameremmo eresia, di quella che il pubblico dice ma non è più Edoardo. Fortunatamente, solo nell'anno scorso Servillo ha fatto, negli ultimi anni, ha fatto le voci dentro, che qualcuno di voi ha visto, e che qualcuno ha accusato di non essere più Edoardo. E che cos'era mai? Era una sorprendente messa in scena di un testo che sembrava scritto